Una triste storia quella della diga di Chiauci. Il Molise ha dato acqua e luogo senza avere nulla in cambio, nemmeno la gestione dell'invaso che oggi è ridotto ad una pozzanghera. Riavvolgendo il nastro della diga di Chiauci, di quello che è accaduto, beh, ci vorrebbe un cantastorie oggi, un cantastorie di quello, vi ricordate, siciliano, dove c'era un quadro e si raccontava in questo caso la triste storia della diga di Chiauci. Ma procediamo con ordine. 1985, il fiume Trigno passava per Chiauci, ma si pensò appunto alla progettazione della diga. Sarebbero occorsi 26 anni e qualcosa come 150 milioni di euro per vedere un completamento parziale, quasi completo, ma parziale della diga. Il momento era lunedì 4 di aprile del 2011, due presidenti della giunta regionale Molise e Abruzzo, Michele Iorio e Gianni Chiodi, che tagliano il nastro in questa foto della diga. Doveva rappresentare per il Molise un punto di sviluppo turistico, questo si disse con la diga, con l'invaso di Chiauci, che sarebbe dovuto arrivare a 14 milioni di metri cubi da contenere di acqua. Fu affidato al consorzio di bonifica Vastese, non si sa il perché della gestione di questo impianto, eccolo qua, ma solo 3 milioni e mezzo l'accumulo dal 2011, nel 2012 sarebbero dovuti essere 9 milioni, nel 2013 appunto il massimo 14 milioni di metri cubi, ma non si trovarono i soldi per chiudere, 4-5 milioni solo per chiudere i lavori, più una quindicina di milioni per realizzare appunto quelle opere necessarie allo sviluppo turistico dell'area, ma soprattutto per restituire anche un impianto naturalistico alla zona. E così, a furia di succhiare, abbiamo avuto questo risultato con la diga ormai vuota, morta, perché si è succhiato tutto il possibile. Allora, siamo nel 2017, mancano ancora 4 milioni di euro per completare l'impianto, il consorzio Vastese ha succhiato tutta l'acqua per Vasto e una piccola parte di Montenero di Bisaccia. Punto di domanda, doveva tutto essere questo della diga di Chiauci e non è stato? Doveva essere un motivo di sviluppo economico, il Molise non ha avuto neppure un euro per l'acqua che comunque ha continuato a dare fino a diventare una pozzanghera. Non ha avuto soldi, non ha avuto lo sviluppo, è stato gestito dal consorzio di bonifica Vastese, ma scusate il principio di domanda, non era giusto, visto e considerato che era tutto molisano, che fosse Molise Acque a gestire quella diga? È un punto di domanda legittimo, ma non era anche il caso di andare ad un piano di quanta acqua poter succhiare per un minimo vitale? Sono tutte domande che a qualcuno dovrà pure dare una risposta. A questo punto crediamo che la Regione Molise debba intervenire anche presto su questa vicenda, perché essendo acqua molisana, dovrebbe essere Molise Acque a gestirla, e soprattutto che qualcuno quest'acqua la debba poter pagare una volta per sempre, perché non è detto che siamo sempre pronti e disponibili e poi ci troviamo invece ad una realtà come quella che purtroppo abbiamo visto. L'abbiamo voluta nominare, rivedendo un po' tutte le immagini che arrivano, questo era lo scenario e purtroppo così non è stato. Ma qualcuno possibile che non debba mai rispondere di quello che accade in questo Molise?